Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi finalmente andiamo a parlare della nuovissima Pinarello Dogma F, perché il nome ufficiale di questa bici è Dogma F. Andiamo subito a vedere il nuovo modello di casa Pinarello. È una bicicletta molto equilibrata, perché Pinarello non fa come gli altri marchi andando a fare una bicicletta molto spinta, molto aerodinamica, una bicicletta molto più leggera, più adatta alle salite, ma come negli altri modelli è riuscita a creare un solo modello che performa sia in salita che in pianura. È stata ridisegnata da zero la forcella sia per freno disco che per freno rim, perché questa bici la troviamo in tutti e due i tipi di freno. La forcella è molto aerodinamica e ha preso spunto dalla Pinarello Bolide, ovvero la bicicletta da cronometro di casa Pinarello. Il tubo obliquo e il carro posteriore sono stati ridisegnati per dare più aerodinamicità a questa bici. Difatti si comporta molto bene con il vento laterale anche. È 4,8% più aerodinamica rispetto al modello F12. Pinarello dichiara di guadagnare 1,3 watt a 40 km orari e 2,6 watt a 50 km orari rispetto al vecchio modello F12. Nell'obiettivo di creare questa bicicletta non si è andato ad abbassare moltissimo il peso, perché abbassando troppo il peso si andava a rischiare di perdere troppa rigidità. E anche per questo il telaio è molto equilibrato, ma comunque allo stesso tempo molto leggero, perché se andiamo a guardare i pesi non superiamo i 7,2 kg montata comunque con il freno a disco. E se andiamo a vedere altri modelli siamo al di sotto dei 7 kg addirittura, proprio perché il telaio è stato alleggerito di 265 grammi e oltre al telaio si è andato a guadagnare peso su tutti gli altri componenti, ovvero il manubrio, la forcella, il reggisella, che sono stati anche loro rifatti da zero. La chicca interessante del reggisella è che la testina è stata lavorata in 3D e la troviamo in titanio. La troviamo con un nuovo manubrio, è sempre il Most Talon Ultra Fast, però dichiarato molto più comodo da casa Pinarello. Il passaggio cavi in questa bici ovviamente è tutto interno e si possono montare al massimo delle ruote da 28 mm. Quindi non ha seguito molto il trend di tutti gli altri marchi, che addirittura oltrepassavano i 30 mm, ma siccome è una bici molto performante, Pinarello ha voluto mantenere comunque delle ruote abbastanza fine. Quindi al massimo che si può montare è un 28 mm. Possiamo trovare 11 taglie differenti di telaio, 16 grandezze di manubrio differenti e 2 grandezze diverse di reggisella. La Ines Grenadier la userà in questo Tour de France e vedremo subito come performerà. E se questo video ti è piaciuto, non dimenticate di iscriverti al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Non costa niente, è gratuito e basta cliccare su iscriviti. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!